Siamo alla base di una salita in bicicletta. Potremmo definirla una sorta di crono salita di una tappa del Giro d'Italia. E quindi il contesto è quello della gamification. Qui si mescolano delle abilità tecniche nel condurre la bicicletta da parte dello studente a quelle che invece sono alcune competenze specifiche, perché poi durante la sua salita, per recuperare le energie e per poter arrivare al traguardo, dovrà rispondere esattamente a delle domande. Quindi, bando alle ciance, facciamo partire il nostro ciclista e eccolo inerpicarsi. E quindi, questo naturalmente è uno dei classici esempi di applicazione della gamification nel contesto didattico. Vedete che c'è una domanda e naturalmente lo studente deve cercare di rispondere correttamente, dopodiché ecco che continua la sua salita. E la cosa interessante qual è? È che tutti gli studenti che sono coinvolti in questa simpatica, interessante, avvincente sfida sono monitorati da parte dell'insegnante. E quindi ecco che continuando il percorso, naturalmente ci avvicineremo alla salita, al traguardo finale. E qui possiamo osservare quello che è il cruscotto dell'insegnante, quindi quello che è il monitoraggio da parte dell'insegnante di questo tipo di attività. Questa è stata un'attività pubblica, per cui io posso anche aprire a tutta la rete, quindi vedo che hanno partecipato in 129 giocatori e per ogni giocatore che si è registrato con un suo nome, io ho la possibilità di visualizzare quante risposte, considerate che le domande di default sono 8, quindi sono 800 punti al massimo a disposizione, e posso andare a verificare partecipante per partecipante quelle che sono state le risposte esatte, quindi quello che è stato l'andamento della prova. Quindi da un lato mescoliamo un'attività molto motivazionale, dove la partecipazione è scontata, dove l'entusiasmo della partecipazione è assolutamente presente e spontaneo. Dall'altra invece abbiamo la possibilità di perseguire quelli che sono i nostri obiettivi di apprendimento, perché possiamo dedicare a vari argomenti, a varie materie, a varie discipline, a varie competenze ogni competizione, ogni gara che andremo a costruire. Quindi questa è solo una delle tante piattaforme dedicata alla gamification che scoprirete nel corso di formazione dedicata appunto alla didattica ludica.